Dove ti collochi esattamente? In chi critica o in chi subisce una critica? Beh, io penso che nella vita abbiamo sia criticato e sia siamo stati criticati. Ma questo è ovvio. Dov'è la differenza? La differenza sta nel come avviene il tutto, il livello di stress che si genera nella persona, sia quella che critica che quella che viene criticata, o lei o il suo operato. Ma perché questo video? Perché è un video importante e a questo seguiranno altri video. Scoprirai come, per esempio, nella tua data di nascita c'è scritto un po' di questa predisposizione alla critica, al criticare, a essere distruttivi o costruttivi. C'è un qualcosa che si distrugge tra i tarocchi? Beh, la torre. La torre è il numero 16 in numerologia e questa torre che cosa fa? Crolla a seguito di un tonfo che arriva, una botta che arriva, un tuono per l'esattezza. Questo tuono pensa che è associato ovviamente all'elettricità e l'elettricità, guarda caso, è associata al verbo, quello che nello specifico c'è tra un padre e un figlio. Del resto il tuono da dove viene? Dal cielo, quindi dal padre. Ma al di là di questa simbologia, proseguiamo un attimo per capire dove tu ti collochi. Vediamo il peggio del peggio, critica negativa eppure distruttiva. Questo tipo di critica tende a creare danni, crea emozioni quali paura, rabbia, invidia. Se dovessimo parlare di numeri, beh, il numero 8 è il numero che dobbiamo mettere così in testa. Va detto per esempio che io sono nato il giorno 8, ma vale anche per chi per esempio ha una data di nascita tipo il 26, perché i numeri superiori al 22, solo quelli superiori, si riducono, quindi 2 più 6, 8, 2 più 3, 5 e via dicendo. Quindi siamo nella stessa barca eventualmente. Al numero 8 esprime, e se non ce l'hai, guarda che potrebbe essere che stai sulla stessa barca comunque, esprime un'opportunità che ti viene data. Quanto critichi o vieni criticato e quanto distruggi o vieni distrutto rispetto a quello che sei tu come persona o a quella che è la tua opera, il tuo figlio, il figlio inteso come progetto, per esempio. Quale domanda dobbiamo farci quando ci poniamo come qualcuno come che critica e distrugge? Beh, forse abbiamo delle aspettative molto alte o forse ci sono state date delle aspettative molto alte. I nostri genitori pretendevano tanto forse da noi o noi forse abbiamo letto così i dati. Molte persone direbbero, ma guarda, non mi sembra. Noi ci dimentichiamo di tutto quello che è accaduto nei primi mesi, anni. Ma tu ti ricordi nei dettagli quello che accadeva quando tu avevi 3 anni? Forse ricordi qualcosina, ma non ricordi tutto. Non ricordi tutti i litigi. E poi una persona che ha una predisposizione ad una critica negativa e distruttiva, solitamente è una persona che potrebbe aver avuto una mamma molto duretta di carattere che ce l'aveva con il padre, soprattutto se tu sei maschio, questo accade, oppure al contrario, un padre che era sempre lì a criticare, umiliare e distruggeva qualsiasi cosa riguardasse il femminino di tua mamma. Questa è una critica molto pesante, negativa e distruttiva, per esempio. Ma perché una persona si lascia così distruggere da per esempio un marito? Cosa la porta a tutto questo? È sempre il numero 8 a titolo informativo e non solo, a dire la verità. I sensi di colpa. Tu sai che per esempio quando una donna rimane incinta, parliamo degli anni che furono prematuramente, e la famiglia vede tutto questo come una tragedia, tu lo sai che quello è un senso di colpa per aspettative molto alte e non soddisfatte e che per generazioni va avanti, la cosa deve essere sistemata prima o poi e devi fare un'analisi dentro di te. Del resto, questo è pure il mio mestiere, quello di aiutare le persone a venirne fuori. Ma tu pensa che più è distruttiva, più alle spalle ci stanno situazioni di figli legittimi, per esempio.
Ricordatelo, quando ci stanno critiche negative e distruttive, dietro, cioè passare nelle generazioni precedenti, ci sono figli legittimi e segreti. Ricordatela questa cosa. E siamo sempre attorno al numero 8. Vabbè, tutti i numeri. Ah, a proposito di numeri, spot pubblicitario. Questo video è offerto da una grandissima e bellissima realtà. Grazie per averci sponsorizzati. Bene, questo video è sponsorizzato dalla Nez Academy, l'accademia che ho creato io. La Nez Academy è la mia accademia, l'accademia d'eccellenza, chiamiamola così. L'accademia che ti dà la possibilità di comprendere i numeri, la numerologia. Ma parliamo di eccellenza e chi è dentro l'accademia sa cosa sto dando e cosa stiamo dando tutti noi qui del team e cosa anche sta dando ogni allievo. E poi non solo numerologia, Feng Shui, visto a modo mio, che poi me lo stanno copiando a destra e a manca, tarologia, chiaroveggenza, insomma, per iscriverti o meglio per chiedere più informazioni, mi raccomando, clicca sul link qui sopra in Facebook, qui sotto in YouTube e ti apparirà poi, cliccando nella pagina, questo quadrante. Mi raccomando, compilalo perché quel quadrante potrebbe essere che un giorno te lo ricorderai e dirai: ui, quel giorno fortunato, vedrai che te lo ricorderai così, perché tanti già me lo stanno dicendo, e poi potrebbe diventare la tua professione. Ma proseguiamo con questi pensieri, critiche positive, negative, distruttive e non distruttive. Beh, una critica positiva e costruttiva è la migliore che ci sta, ma dietro a un angioletto c'è sempre un diavoletto. Siamo sicuri che la critica positiva e costruttiva sia veramente un elemento totalmente positivo? Siamo sicuri al 100%? Allora, io amo, per esempio, che i miei dipendenti vivano la loro giornata con serenità. A loro è consentito fare tutte le pause che vogliono. In un momento di stress si devono rallentare, altrimenti li faccio rallentare io. Possono bersi tutti i caffè che vogliono, ecco lì, perché poi si agitano. Scherzo, possono bere, fare tutto quello che faccio in una passeggiata, insomma c'è massima libertà. Poi c'è una cosa, qui c'è formazione, ogni persona lo può testimoniare, anche chi sta facendo montaggio di questo video, penso e spero, insomma, mi raccomando, non mi fare scherzetti con questo video, di la verità. Però bene che tu metta questa scena poi nel video. Ok, allora, molto spesso dietro a queste azioni positive ci può essere dell'ego, da parte di chi mette in moto tutto questo. Essere positivi, ma allo stesso tempo forse stai solleticando il tuo ego per dire: guarda come sono bravo, come faccio contenti gli altri, io sono il migliore, gli altri non lo fanno. È o non è così quando a volte tu imprenditore vuoi far vedere che sei bravo, accogliente, buono? Diciamo la verità, come stanno le cose? Costruttivo? Ebbene, costruttivo sì, si costruisce nell'armonia, perché va detto, si costruisce. Un ambiente favorevole aiuta sempre a generare nuove idee, nuovi spunti, perché la mente è più libera. Io ho lavorato in ambienti che lasciamo perdere. Già dicevo, nel passato mi mettevo con le mani posate sopra il water della turca, c'era un muretto con la finestra, posavo le mani così e dicevo: Dio aiutami, non ce la faccio più, e bastava che me ne andavo via da dove stavo. Quindi cosa vuol dire? Che a volte diventiamo distruttivi di noi stessi. Quello che dovremmo fare è, prima ancora di preoccuparci di essere bravi nel fare una buona critica positiva e costruttiva agli altri, dobbiamo farla a noi stessi, perché scoprirai che molto spesso chi fa una critica positiva e costruttiva molto spesso è sofferente dentro di sé, porta della sofferenza, e te lo posso garantire questo.
E lo sai perché? Perché molto spesso dietro di una persona che è molto costruttiva, molto positiva, c'è una persona ferita. Ecco lì il punto dove volevo arrivare. E non vuole che gli altri rivivano quella sofferenza che lui o lei hanno vissuto, vuoi nel passato, vuoi nel presente. Insomma, vuoi il massimo. Io per esempio assolutamente non vorrei che quello che ho passato io lo vivono anche gli altri, ma la domanda è tutto così che deve essere? E se queste persone hanno bisogno di sperimentare un altro tipo di energia, più distruttiva? Tu direi, ma siamo matti? Ci sono persone che, come dicevo prima, portano inconsciamente un senso di colpa ereditato da una nonna, perché aveva tradito il nonno, facciamo l'esempio. Cosa succede? Che questa persona, me la invento, a un certo punto spacca l'equilibrio che ci stava, ma l'equilibrio già era instabile. Perché? Perché era retto dall'ego, l'ego di colui o colei che aveva messo in piedi questo disegno meraviglioso. Quindi positivo e costruttivo fino a un certo punto, o meglio, critica positiva, costruttiva. E poi c'è la critica negativa ma non distruttiva, anzi al contrario costruttiva. Quante volte ci si trova per esempio di fronte alla possibilità di dire, vuoi a una dipendente o a un dipendente, sempre per fare un esempio in linea con i precedenti, guarda che dovresti comportarti così al telefono o dovresti comportarti così durante lo scarico della merce, cioè insomma dipende un po' che ambiente abbiamo di fronte. Questa potrebbe essere vissuta bene o vissuta male, ma da chi dipende? Perché tu puoi avere una critica ed essere questa costruttiva, ma questo non significa che sia costruttiva per entrambi. Perché? Perché per te è costruttiva. Dai, impartisci una lezione importantissima per evolvere, per migliorare l'attività. Stessa cosa in famiglia, per esempio. Ma non sai, ad esempio, che dall'altra parte è sufficiente dire A, che viene vista come una critica e diventa quindi distruttiva. Cosa succede? Che una critica positiva non necessariamente è sempre costruttiva. Dipende anche da come è stata appunto letta dall'altra persona. Questo video ha lo scopo, ripeto, di aprire un attimo le menti e riflettere su qualcosa che andremo a trattare. Perché? Perché noi, per quanto ci sforziamo ad essere degli angioletti, sotto sotto scopri che dietro un angioletto c'è sempre un diavoletto e dietro ad un diavoletto c'è sempre un angioletto. Sembra una contraddizione. Però diciamo che questo apre molte porte a molte cose che andremo dicendo. E un esempio lo possiamo fare citando il dottor Hammer, medicina germanica, che molti tra voi conoscono. Oppure Gérard Attias. Gérard Attias dice, un francese straordinario, un caratterazzo che lo lasciamo perdere. Pensate che ha chiesto lui l'amicizia a me su Facebook. L'ho detta mille volte perché sono gasato. E allora Attias dice, la malattia è la perfetta, ve la dico più o meno, dovrebbe essere così, è la soluzione perfetta che il corpo trova alla presenza di un conflitto. Come dire, perdonate, tumore ai polmoni è la soluzione perfetta per vincere il conflitto, che è il conflitto di abbandono, paura dell'abbandono o paura di morire. La paura dell'abbandono è una paura universale, ce l'hanno tutti, c'è chi ce l'ha di più, c'è chi ce l'ha di meno, ma io non la vivo. Non la vivi perché tu hai una corazza di una pelle grossa così, ma scava, è come quello ipermerca muscoloso che quando la moglie disse vai che ti spiega lui, ti racconta un po' di cose sulla tua vita, vedrai, e parlai dell'abbandono, quest'uomo iper mega sembrava Arnold Schwarzenegger, cominciò a tremare che sembrava avesse un attacco epilettico. Io ero anche preoccupato.
tremavo come una foglia. Immagina se questo faceva una sessione con me. Però vabbè, non mi piace parlare di persone non presenti. Però per dire, a volte tanta ciccia, però poi siamo tutti impauriti. E con questa attenzione non è che sto criticando il mondo di chi fa culturismo. Allora, questa malattia che sorge è positiva o è negativa? Vediamo questa critica positiva. Dov'è questa critica positiva? Non ci sta, è una critica negativa che ci sta a monte. Ma magari era una critica positiva. Ti voglio spiegare bene la cosa. Tua mamma ti dice: devi, e sei piccolino, devi imparare a stare un po' da solo, devi imparare a crescere. Magari hai solo 5 anni, imparare a crescere che lasciando un bambino da solo, però ho visto cose di questo genere, cioè mi è stato detto, ma anche di peggio, sinceramente lasciamo perdere cosa mi viene detto di ciò che accadeva una volta. Mi raccomando, non ti muovere, la tua mamma arriva subito, primo pianto, secondo pianto, terzo pianto, la mamma non è mai arrivata. L'idea era di una situazione positiva in corso, ma poi si è rivelata negativa, se non che è diventata distruttiva. Distruttiva in termini di malattia. Per i miei corsisti, vabbè, è semplicissimo, però la paura dell'abbandono è associato al matto dei tarocchi ed è il 22. Una paura di questo tipo ti porta a traslocare spesso, per esempio. Ti porta ad avere un marito che ha una genealogia che ha mancanza di padre. Ma mio marito, nonostante il mio conflitto di abbandono a Gogo, mio marito, il papà ce l'ha. Ma non devi guardare il papà di tuo marito, devi guardare i padri, sono decine e decine, ma sono morti. Guarda che non devo dire sempre, guarda che non c'entra per l'inconscio, sono ancora vivi, ricordatelo questo. E insomma, tante cose già le sapete se mi seguite. Concludendo, beh, insomma, la critica è qualcosa di meraviglioso talvolta, però deve essere qualcosa di stimolante, che stimola la passione, la gioia. Ma la domanda è: tutti hanno diritto alla passione e alla gioia? Perché la numerologia ti fa scoprire, e per fortuna che esiste, che non tutti hanno questo diritto. Tu credi di fargli del bene. In realtà c'è un programma di cui parleremo in un prossimo video ed è un programma dove al tuo far bene genererai un piccolo problema a qualcun altro. Qualcuno non può vivere bene come tu pensi quella determinata cosa, ma ne riparliamo in un prossimo video. Mi raccomando, continua a seguirmi e mi raccomando, compila questo modulo che dopo aver cliccato qui sopra in Facebook, qui sotto in YouTube. Un abbraccione grande 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 dal tuo Fabio Nezzak e da tutto lo staff e da tutto quello che stiamo facendo. Un abbraccione. Attenzione, stanno aprendo 2 nuove classi, eh? Ciao ciao!